Allora, chirurgia estetica vaginale, come prende una ragazza coscienza di questo problema? Cioè, un conto è un estetismo che ha tutti i giorni davanti agli occhi, un conto è qualcosa di così nascosto. Forse sicuramente c'è qualche trend di osservazione osservazionale e il Gioco di modello specchi, tipo. probabilmente è un gioco di specchi. E c'è Ok. anche un modello, che è probabilmente il modello culturale, perché la nudità è aumentata, quindi ci sta il confronto con la nudità. Spesso poi una nudità portata all'estremo, perché magari viene dalla cinematografia porno, e Ok. quindi dove c'è una cura particolare, ovviamente dell'aspetto genitale, la ragazza crede di dover raggiungere quel modello. In realtà noi parliamo di una chirurgia estetico-funzionale. Le piccole labbra, che sono le strutture che chiudono il canale vaginale, escono troppo al di fuori delle grandi labbra. Possono avere un fastidio anche durante i rapporti, addirittura quando vanno in bicicletta, e quindi richiedono l'intervento per un motivo funzionale, che poi diventa antiestetico, perché chiaramente avere due lembi che protrudono al di fuori delle grandi labbra non è bello esteticamente. Esiste un sogno americano della vagina, cioè il porno ha ridefinito in un certo senso il canone di bellezza della vulva. Ma in realtà non, il canone di bellezza io credo sia molto legato ha un aspetto giovanile, quindi con una tonicità, un buon riempimento delle grandi labbra, che sono le strutture esterne, del monte di Venere, che è l'area adiposa che copre l'introito vaginale, e con un buon tono e una buona irrorazione delle piccole labbra, che servono come tappo per evitare le contaminazioni all'interno del canale vaginale, e lo chiudono. Questo è un buon aspetto. Il porno aiuta, perché ormai nel porno è depilazione totale, quindi le mutande di pelo non si vedono più. Che è sbagliato, cioè, igienicamente. Igienicamente è sbagliato, infatti c'è una grande corrente di pensatori, scienziati, ginecologi, che giustamente criticano molto questa attitudine, perché il pelo in realtà è un meccanismo di protezione di un'area molto delicata. Certo. Allora, abbiamo comprato in un sexy shop una vagina. Questa è la riproduzione della vagina di bella donna. E non è E non è bella, vedi, bella, perché sporge fuori. va rifatta, chiamiamola. Sporge. Sporge, e il buco è aperto. Il buco come si dice? Beante. Beante. Il buco è beante, cioè che Che fai i suoni. entra tutto, capito? Se tu fai il buco a bella donna da un'altra parte, tipo poi la usi come un bong. Parlando di pazienti più giovani, tendenzialmente quello che si fa è ridurre questo tessuto in eccesso, perché non solo è brutto esteticamente, ma è anche disturbante da un punto di vista fisiologico, perché Certo. durante il rapporto le piccole labbra, quando sono molto lunghe, vanno avanti e indietro insieme al pene e quindi possono irritarsi. Ok, parlare comunque sia per una donna della vita sessuale, c'è sempre un po' il tabù in Italia, no? Da che cosa viene secondo lei? Da un problema culturale, di impostazione? Cioè, qual è il problema? È un insieme di fattori. È chiaro che noi abbiamo una, come dire, una storica formazione educativa e culturale e religiosa che chiaramente affonda le radici. Religiosa, non l'ha messo per ultimo, per sottolinearlo, l'ha messo per ultimo per farlo passare inosservato. È comunque una rappresentazione di un'identità culturale la nostra. Tutti gli aspetti che ho elencato sono un insieme che creano una psicologia unica, che ha a che fare poi anche con le radici familiari, perché questo è fondamentale. Prima mi ha detto che molte donne si avvicinano alla chirurgia estetica vaginale dicendo che comunque si hanno problemi fisiologici più che una cosa che non funziona magari nella loro sfera sessuale, però in realtà magari sono insoddisfatte a livello sessuale. Questo è sempre il problema di prima, sempre il problema a livello culturale di pudore. Assolutamente sì, è un mascheramento della domanda, così lo chiamiamo noi. Ok. Nel mascheramento della domanda la paziente si sente più serena di potersi rivolgere a questa, diciamo, a questa possibilità, non esponendosi da un punto di vista psicologico. Tuttavia, noi sappiamo, perché poi si crea un rapporto molto empatico con le nostre pazienti che affrontano questa tipologia di Problema intervento. intimo, insomma. È chiaro che poi piano piano nella costruzione del rapporto con il chirurgo, con lo psicologo, emergono poi delle maggiori confessioni, confidenze che affondano le radici nell'aspetto più estetico e quindi in questa visione del sé che va completata da un punto di vista anche organico, ma prevalentemente la domanda è anche a carattere psicologico. Si possono fare trattamenti con il laser e in radiofrequenza per il canale vaginale. E si possono fare le riduzioni delle piccole labbra per ridurre un pochino il tessuto in eccesso. Ovviamente in tutto questo è importante anche l'esercizio a casa, perché se una donna non ha un compagno è inutile che fare ingiovanimento dei tessuti, il tessuto se non viene
esercitato non aumenta la sua elasticità. Come la fisioterapia. Come la fisioterapia. Fare, no? E per la fisioterapia possiamo utilizzare vibratori tipo questo, che è un vibratore medicale che fa una vibrazione specifica per la stimolazione fibroblastica, quindi delle cellule. Ce lo spieghiamo innanzitutto perché è così grosso, perché alcuni gli vengono i scompensi poi se vedono. È grande perché serve per dilatare deve al dilatare. Massimo. Ok, perfetto. Chiarito questo, ma chiarito questo, però nella sua, nel suo punto di partenza, chiaramente poi questo è un prototipo, ovviamente molto più stretto, quindi è una dilatazione progressiva che pian piano fa fare l'esercizio per accettare di nuovo questa penetrazione ed esercitare il tessuto nella sua elasticità. Ok. Come sei arrivata alla conclusione che avevi bisogno di questa tipologia di intervento? Beh, innanzitutto è una curiosità. Ok. Perché comunque è un'innovazione. E secondo me è una cosa molto positiva perché è un ringiovanimento a tutti gli effetti, okay. Sia delle pareti che sia delle altre cose, cioè diciamo. Quindi sia estetico che organico, sì, cioè esatto, che sensoriale. Esatto, è okay. Una cosa positiva in tutto e per tutto. E passati 50 anni specialmente, secondo me la donna ha bisogno di farla questa cosa.